Salve a tutti ragazzi, e finalmente ben ritrovati qui sul mio canale. Ormai finalmente ragazzi è scritto in ogni santo video, io dico finalmente. Comunque bentornati, siamo nel dodicesimo episodio, finiremo il mercato di gennaio e come ben vedete, come potrete ben vedere, sì, visto che ho rimesso il cappello da puffo, vuol dire che comincia a fare freddo. Ma comunque signori, allora, oggi andremo a giocare contro la Samp in questo episodio, giocheremo contro Sampdoria, Frosinone e Sassuolo, ma non è finita qui, signori, perché finiremo anche il mercato, come avrete sicuramente visto in grafica poco fa dal calendario. Allora, il nostro mercato sta andando molto bene perché 2 episodi fa avevamo portato a termine l'acquisto di Benassi, che tra l'altro non so perché sia lì. Comunque, allora, abbiamo portato a termine l'acquisto di Benassi dal Torino, acquisto molto importante. Lui ha esordito in Coppa Italia contro il Palermo nella sfida vinta per 2-1 in rimonta agli ottavi, anche perché era chiaro che avevamo vinto, se non giocavamo i quarti con la Samp, no? Comunque ha disputato un'ottima prestazione, non ha ancora segnato, però comunque il suo contributo l'ha dato. Poi un altro gran colpo dello scorso episodio è stato Herrera, altro colpo al centrocampo, praticamente scambiato con Strootman. Dico praticamente perché in realtà Kevin è ancora un giocatore della Roma, ma potrebbe passare al Napoli, visto che stiamo provando lo scambio con Higuaín. Herrera l'abbiamo preso scambiato con Edin Dzeko, che è passato al Manchester United. Era l'unica soluzione perché Strootman non lo volevano. Giusto su FIFA non vogliono Strootman. Mentre adesso il Napoli sta valutando appunto lo scambio eventuale tra il Pipita e il giocatore olandese. Detto questo, ragazzi, il nostro mercato si è basato su... Ah no, abbiamo preso anche Bufal, scusate. Bufal che è arrivato secco, senza contropartite tecniche, pagato intorno ai 20 milioni, forse anche in meno, non mi ricordo niente, non mi ricordo assolutamente niente. Di 4 nuovi acquisti, 2 partono titolari. Si tratta di Bufal e Ander Herrera. Sarà importante vedere la loro condizione fisica. C'è anche molto turnover stasera, ovviamente. Gioca al posto di Fekir lì davanti Szczęsny, che ha debuttato, anzi non ha debuttato in realtà, ma ha soprattutto segnato il gol appena entrato contro il Palermo, gol fondamentale agli ottavi, quello del pareggio, per la partita è finita 2-1. A centrocampo appunto debutta l'ex giocatore del Manchester United al posto di Miralem Pjanic. Alla Samp che insiste intanto con Soriano in gol nella sfida di campionato, poi Christodoulopoulos allarga ancora per il 21, che la mette dentro Eder, può calciare in porta Szczęsny, e poi arriva il vantaggio della Samp solo dopo 6 minuti. Ha segnato Luis Muriel, Sampdoria in vantaggio. Purtroppo la partenza è stata identica a quella contro il Palermo, e qui rivediamo l'azione un po' fortuita anche della Samp, perché c'è stato quel tocco in scivolata di Soriano, quella ribattuta col pallone che è restato vicino alla porta. Peccato perché concediamo immediatamente un gol, si doveva evitare. Roma che continua ad andare sotto in Coppa Italia. Szczęsny la tocca per Nainggolan, la risposta di Viviano. De Rossi la gira per Nainggolan, Roma che adesso vuole chiaramente pareggiare subito. Grande azione questa con Salah che prova la serpentina. Salah al limite, insiste Salah, poi gran tocco dietro per Nainggolan che può calciare, prova a piazzare il pallone. C'è stata deviazione, calcio d'angolo, grande Roma adesso. 3 di recupero, quindi siamo proprio allo scadere del primo tempo. Roma che comunque prova a mettere a pressione in questo finale alla Samp. Tocco per Salah, c'è centralmente anche Herrera, tocco però a metà, Herrera è bravo a recuperare, quindi tocco per Szczęsny, c'è largo Nainggolan, gran palla di Vaclav, grande controllo di Nainggolan che calcia in porta! In bocca a Viviano però, peccato, occasione sciupata. Non è stato freddo davanti al portiere il belga, che per carità aveva fatto una magia. Poi è arrivato probabilmente non lucido alla conclusione, ma guardate con una mano Viviano è riuscito a metterla in calcio d'angolo. Dell'assurdo questa parata. Intanto cross di Florenzi verso Manolas, ancora Viviano che torna dietro, sbaglia tutto fortunatamente. Allora Roma che può provare ad approfittarne. Tocco per Nainggolan, è partito De Rossi, gran palla per Daniele, in area di rigore, deve calciare De Rossi col destro. Non ci credo, ha preso anche questa. Nainggolan si arrabbia perché voleva il passaggio del compagno, ma cosa si lamenta Nainggolan da quella posizione? Più che altro si dovrebbe lamentare De Rossi perché Viviano le sta prendendo tutte. Ma attenzione a Florenzi, dentro per Maguire. Pallone messo fuori, insiste la Roma con Florenzi. Contro cross, bello per Manolas. Moisander in apprensione, mette il pallone in calcio d'angolo. Secondo di fila per la Roma, che adesso continua a pressare alta, ma ci vorrebbe un gol. Salah non riesce neanche a spizzarla. E allora rimessa laterale. Postumi d'assedio questi per la Roma adesso. C'è al limite Herrera. Tocco per De Rossi, buona la posizione, poi Bufal, gran palla per Fekir, assist per De Rossi che è stato murato. Era un'azione paurosa della Roma, un'azione da Barcellona. Roma che però insiste, adesso la Samp fa veramente fatica ad uscire. Fekir cerca il tiro, palla dentro per Bufal, la risposta di Viviano. Non ci credo ragazzi, non riusciamo a fare gol in nessun modo. Viviano le prende veramente tutte, anche questa
La posizione ravvicinata, Bufala ha provato il piazzato, che è andato via a Digne. Poi la butta dentro e Cassano, fortunatamente, grazie alla Roma, e la tiene in partita. Ma che si è mangiato? Attenzione alla palla in verticale, a cercare Barreto, nel rigore Barreto cerca spazio, poi torna dietro da Lazaros Christodoulopoulos, che fa 2-0 e forse stavolta la partita la chiude. Roma-Samp è sempre la stessa storia, che sia in Serie A, che sia in Coppa Italia, che sia nella realtà o che sia su FIFA. Tocco dietro, c'è Buffal che arriva a pressare, porta via il pallone Buffal. Forza ragazzi, andiamo a riaprire. La corsa di Buffal, c'è Fekir lì vicino, Buffal fa tutto da solo, fa tutto bene, poi c'è Casis per Fekir, non ci credo, non ci credo, ha preso anche questa, ma che è? Ma che è? Ora rimessa per la Roma, arrivano i due cambi, forza ragazzi, con il cuore in questo finale. Roma che ha già abbandonato la Champions League, per carità, avrà l'opportunità di giocare in Europa League. Comunque abbandonare anche questa competizione sarebbe abbastanza brutto. Sarebbe una ferita molto grossa. Ora i Turbe in area di rigore, fa tutto da solo, poi calcia Viviano. Questa volta addirittura centrale la conclusione. Ed è la più facile delle parate di stasera per Viviano. Palla per Soriano, la corsa di Soriano, il cuore di Florenzi che gli torna. Ma commette fallo. Ma commette fallo secondo l'arbitro. Gli episodi non hanno per niente aiutato stasera. Una partita stregata per la Roma purtroppo. Siamo al 90esimo. Vediamo anche quanto sarà il recupero. Che è di 4 minuti, fallo su Florenzi. Questo è calcio di punizione. Fallo l'ha commesso Palombo. Fallo tattico chiaramente. Ora Florenzi cerca il cross dentro. Palla per Fekir! 2-1, Nabil Fekir! E adesso altri 3 minuti di recupero per provare a fare l'impresa. Un gol comunque che ci sta, ragazzi. Finalmente è entrata. Tra l'altro, un grandissimo gol di Fekir. Palla verso De Rossi che riesce a staccare. Poi Manolas deve. No, no, ha dormito Manolas qua. Finisce la partita. Roma che viene eliminata dalla Coppa Italia. Purtroppo gli episodi, come dicevo prima, non hanno per niente aiutato. La Roma comunque ha trovato il gol della bandiera, il gol che è il minimo indispensabile. Abbiamo fatto di tutto per segnare, non so che dirvi. Purtroppo quando la palla non entra è brutto, anche perché poi non so, anche perché poi vieni, ti innervosisci, il portiere avversario le prende tutte. Gli episodi, come dicevo prima, non hanno per niente aiutato la Roma. Ma non possiamo attaccarci a quello, anche se alla fine l'hanno decisa la partita, gli episodi. Guardiamo avanti. Adesso ci dovremo concentrare esclusivamente su campionato ed Europa League. E vediamo un po', io spero seriamente, ma qui non arrivano più notizie. Che è successo? Non arrivano più notizie dal Napoli. Spero arrivino perché siamo al 30 di gennaio, ci sarà l'ultimo giorno di mercato, la Roma non ha un centravanti al momento. Prima fuori dalla Champions, poi dalla Coppa Italia. Una Roma ferita nell'orgoglio, non ha voglia di disunirsi e anzi vuole tornare immediatamente a far 3 punti. Bravo, il capitano a recuperare il pallone qui. Pjanic, la lascia ai Turbe, zona tiro per i Turbe che può anche calciare, lascia il pallone a Fekir che è defilato, non può calciare, poi però vuole comunque il destro e trova il gol che sblocca la partita, quello che è mancato per 90 minuti contro la Samp. Roma che è già avanti dopo 9 minuti, 1-0. Roma che riesce ad uscire con classe anche in questa circostanza, quindi contropiede veloce, sta scattando Fekir, lo vede i Turbe che prova il lancio di 40 metri, l'idea è buona, controlla male Ciofani, Fekir! Ed è calcio di rigore, il fallo commesso dall'estremo difensore della Frosinone Gomis. Grande idea di Turbe, pallone leggermente corto, ma ci ha pensato la difesa del Frosinone a regalare questa opportunità alla Roma. Parte Totti, resta fermo Gomis e il capitano fa 2-0 al quarto d'ora. Il raddoppio della Roma. Ed è il quinto centro stagionale per il numero 10. Altro ex dalla bandierina Leandro Rosi, il cross è sul primo palo, non arriva Fekir e arriva invece il gol del Frosinone, ha segnato Russo. Ma quando ci svegliamo dietro ragazzi, quando ci svegliamo, ditemi, che gol è questo? Puoi mettere sul primo palo Fekir? Io non ho parole. Che poi Paraccio ci ha anche provato, guardate, non ci è arrivato proprio. E vabbè, gol regalato al Frosinone. Proviamo ad evitare un qualcosa di clamoroso, fortunatamente ci riusciamo. 2-1 al Frosinone, però prestazione tutt'altro che convincente, una partenza che sapeva di goleada, due gol in un quarto d'ora, un Frosinone che era in totale
in totale disastro difensivo e comunque in totale confusione. Purtroppo una Roma che si è adagiata anche troppo sul punteggio di due gol e oltre a non farne più, ha rischiato in più occasioni di subirne. Ora comunque, è domenica 31 gennaio 2016, è l'ultimo giorno di mercato e dobbiamo attendere la risposta del Napoli per quanto riguarda l'eventuale scambio tra Higuain e Strootman. Forse hanno risposto subito, vediamo un po'. E accettano! Adesso però, prima di cantare vittoria dobbiamo sistemare il budget intanto. E poi dobbiamo andare a parlare con Higuain, andare a parlare col Pivita, dirgli senti Chicco, non fa scherzi perché ci servi. Vediamo un po'. Accetta il Pivita! E questo è il colpo di mercato. Arriva anche un'offerta in prestito, proprio in sincro, perché noi cediamo in prestito Ponce, quindi un altro attaccante ottimo, tra l'altro, al Trapani. E arriva El Pipita nella capitale, si può fare, non ci rimangono più soldi. Ho accontentato molti di voi che mi hanno detto: senti, se non spendi tutto il budget, poi te lo levano a fine stagione. Ne ho spesi tutti perché ci rimane 1,5 milioni e ci daranno, spero, anche tanto budget quest'estate se riusciremo poi, magari proprio con l'aiuto del nuovo numero 9, a portare a casa qualche coppa. Ma per ora ci godiamo Gonzalo Higuain, come vi dicevo nello scorso episodio, magari i rigori non li tira lui perché altrimenti sappiamo come andrà a finire. Ma scherzi a parte, comunque è un giocatore fondamentale, un giocatore che mi piace tantissimo. E quindi, ripeto, come avevo già detto, era il mio sogno di mercato, cioè più che sogno di mercato, speravo tantissimo arrivasse lui quest'estate. Poi per carità, è arrivato Dzeko. Let's go.